Sono Cristiano Traferri di Euromet. Siamo per il settimo anno consecutivi qui ad Ise. Abbiamo notato che anche quest'anno, che se ne dica, l'affluenza ce n'è stata massiva da tutte le parti del mondo, come al solito. Anzi, tutti notano che la maggiore affluenza dovuta anche ai uno o due padiglioni, insomma, in più, che affaccia anche adesso il Pro Audio, il residenziale, applicazioni e mercati che fino a un paio d'anni fa neanche venivano considerati. E la nostra opinione e impressione per questa edizione è sostanzialmente molto positiva. Per quello che riguarda Euromet, lo è forse un pochino di più rispetto agli altri anni, perché sembra, ancora scaramanticamente uso il sembra, stiamo chiudendo con due grossissimi players del mercato come soluzioni certificate e raccomandate, recommended, e invece per quello che riguarda proprio il feeling del mercato stiamo notando che il mercato sta riscoprendo la qualità, sta un po' via via, certo il prezzo è sempre importante, però lo è meno rispetto ad altre volte, in quanto nel nostro mercato, essendo un mercato di accessori, ovviamente il peso e la differenza del prezzo sul totale del volume dell'acquisizione è ovviamente minore rispetto a un bel proiettore o rispetto a un bel monitor. Ultimo ma non ultimo, quest'anno di 7 edizioni che appunto presenziamo qui ad Ise, è per la quarta volta, Euromet in finale agli Innovation Awards con il prodotto che ho accanto, che è una soluzione dedicata per i video wall specifica, con tutte le regolazioni possibili e immaginabili, la quale è stata scelta non proprio dietro l'angolo a Perth in Australia per un progetto che è il più grande video wall dell'emisfero boreale mai fatto, insomma. Quindi è stata anche una notevole soddisfazione da parte nostra, perché, come si dice, dall'Australia all'Italia, gente che piega metallo, mette viti, come molti ci definiscono, ce ne sono tantissimi, però hanno scelto noi di fronte a uno scenario mondiale. La fiducia è moltissima, i sentori sono positivi e adesso sta in primis a noi annaffiare bene la pianticella e che germogli bene con cura e attenzione.